Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 14esimo episodio per la nostra serie di Resident Evil 7. Controlliamo l'inventario e vediamo che abbiamo la solita erbetta, due monetine antiche e il campione biologico di Evelyn. Al che, superando questa stanza, andiamo avanti. Questa qui era la sala che nel VHS identificava la morte di Alan quando stava male. Possiamo anche andare oltre e intanto guardare che c'è una cassettina qui. Il contenuto è stato portato via e c'è un testo. Non si capisce molto, provo a leggervelo. Necros e Agrcel membro celar di qual soggetto base su modello di arma biologica, serie E. E poi non capisco molto, la tossina richiede stimolazione prima dell'uso, l'opzione di stimolazione è iniettare, bla bla bla. Ok, delle istruzioni non del tutto chiare in sostanza, al che procediamo in quest'altra stanza. In questa è la sala dove c'era il PC, sul quale abbiamo poi registrato i video e l'abbiamo mandato per la punta di Ethan. Qui c'è una cassettina chiusa, non possiamo far nulla, però troviamo 40 munizioni per mitraglietta. E se ci sono munizioni vuol dire che c'è anche l'arma e che la dobbiamo usare, inoltre polvere da sparo. Oh, qui c'è un altro armadietto. E dentro c'è già un fluido chimico. Lo mischiamo sicuramente con la vita e ci facciamo una soluzione medica. Benissimo così. Qui c'è l'ennesima erbetta e qui il PC che è rotto. Non possiamo far nulla, quindi torniamo indietro. E questa volta però svoltiamo verso l'elevatore, quindi l'ascensore. Andiamo ad aprire le porte semichiuse. Ricordiamo che stiamo al terzo piano e qui siamo obbligati, perché la botola sotto di noi è chiusa, a salire verso la scalettina in giallo e quindi raggiungere il quarto piano della nave. Saliamo a lunga scala ed arriviamo in cima. Arrivati qui su in cima, scendiamo verso quest'altra botolina e raggiungiamo il quarto piano. Andiamo ad interagire con questo schermo e questa tastiera. Magari funziona. Quarto piano camera 1, con X terzo piano camera 2, ancora X terzo piano camera 3 che è l'ascensore, camera 4 ancora terzo piano, camera 5 S2 e troviamo Ethan dentro la massa di schifo nero. Spero di fare in tempo. Ok, viva l'inferiore. Sappiamo che nel livello S2, quindi quello più in basso, quello inferiore quindi. Girando sulla destra l'inquadratura, appare ancora Evelyn. No, smettila, Evelyn! Maledette allucinazioni. Dove si è cacciata? Fatto anche questo, possiamo girare un pochettino nei dintorni e esplorare un po' la zona. Qui ci sono due cassettini, qui troviamo polvere da sparo e qui dentro non c'è nulla. Qui è tutto vuoto, quindi passiamo dall'altra parte. Appunto della sala comandi, sala controllo della nave, la parte più alta. Di qui c'è un altro armadietto, lo apriamo ed è completamente vuoto anche questo. Quindi andiamo ancora avanti e andiamo sulla sinistra questa volta. Apriamo questa stanzetta che è appunto la cabina del capitano. Al suo interno troviamo la mappa della nave, così che abbiamo anche il tempo più chiari di come è sviluppata e come è composta. E poi troviamo la chiave a croce. Inoltre c'è un armadietto chiuso a chiave però dove c'è una bomba e la fidata mitraglietta. Quindi sicuramente dobbiamo tornare qui. Presi anche tutti gli oggetti all'interno della cabina del capitano, possiamo andare ancora avanti. Qui c'è un armadiettino, lo apriamo, all'interno troviamo l'altra erbetta. E andando ancora avanti troviamo vicino alle scale un Mr. Everywhere e in fondo alle scale un bel niente. Perfetto, mentre a difficoltà, se non ricordo male, Madhouse, qui c'è una monetina pellicano. Ah, c'è una bomba però. Ok, sulle scale c'è una bomba. E non è poco e non è male. Ok, meglio una di niente. Torniamo ancora sui nostri passi. Interagiamo ancora con l'ascensore, quindi riapriamo nuovamente manualmente le porte. Prendiamo un bel respiro e facciamo un bel salto di sotto. Via. Atterraggio brusco, ma tutto sommato siamo ancora interi. Al che possiamo operare sulla botola utilizzando la chiave a croce. L'oggetto viene usato una sola volta nel gioco che è questa e per l'appunto scompare anche dall'inventario perché non serve più. Continuiamo a scendere al di sotto della botola ed arriviamo in prossimità tra il primo e il secondo piano. Se qui ci abbassiamo di sotto con X si sale al secondo piano, con cerchio si scende. Vi consiglio di salire perché non abbiamo armi al di fuori della bomba e già ci sono necromorfi da tutte le parti. O per meglio dire, non necromorfi, micomorfi.
I necromorfi era roba di Dead Space, e va bene. Sali con X, secondo piano quindi, e recuperiamo il coltello che è bloccato qui sulla panca. Quindi almeno qualcosa per cominciare ce l'abbiamo. Andiamo ancora avanti, facciamo molta attenzione sulla destra, perché vediamo che c'è un nemico poco più avanti, di fronte a noi. Entriamo nella porta, la richiudiamo alle nostre spalle immediatamente. Di qui si può ancora salvare la partita e si può recuperare un agente corrosivo. Nuovamente recuperare il testo che abbiamo già letto nel VHS. E 12 munizioni per pistola. Quindi fatto anche questo, usciamo fuori dalla stanza. Il micomorfo non c'è più e possiamo interagire con questa cassa qui avanti. E prendere un'altra bomba a distanza, e sono già due. Continuiamo a fare il giro. Scusate un po' di mal di gola. Fatto questo, andiamo ancora oltre. Gli sportelli sono tutti quanti aperti e quindi senza bombe. Accediamo in questa prima stanza. E c'è un micomorfo. Bomba a terra ed esplode, via. Passiamo al coltello se serve e gli diamo il colpo di grazia, però comunque è già morto. Siamo entrati in questa stanzetta perché? Perché qui all'interno abbiamo altra polvere da sparo. Possiamo recuperare, se non ricordo male, qualcosa da qua dentro. Sì, un fluido chimico. E soprattutto una rivista. A 16 anni dall'incubo di Raccoon City, i sopravvissuti stanno ancora soffrendo, quindi ovviamente c'è un riferimento ai primi Resident Evil. Fatto questo, se qui non ve la sentite potete anche evitare, perché comunque sia, avendo solo due bombe, il combattimento può non essere semplicissimo. Però io vi invito a farlo subito, così ci togliamo anche il pensiero. Di qui possiamo andare a utilizzare l'agente corrosivo che abbiamo preso poco fa all'interno della nostra cabina. Andiamo a recuperare un'altra bomba a distanza, un'altra bomba ancora, stiamo a 3, e soprattutto la chiave armadietto del capitano. Quindi andiamo a prenderci immediatamente la mitraglietta con un'altra bomba a distanza. Andiamo anche ad aprire i cassetti e gli sportellini. Prendiamo un fluido chimico forte, che è comunque ottimo. Possiamo mischiare un altro fluido chimico normale con un'erbetta, e stiamo a 2 soluzioni di vita. Continuiamo a fare il giro e torniamo sempre in prossimità dell'ascensore. Quindi facciamo questa velocissima deviazione, torniamo al quarto piano e poi alla cabina del capitano. Di qui uccidiamo il micomorfo a quattro zampe. Bomba. Esplode. E via. Ci ho comunque preso, ma non fa nulla. Possiamo anche utilizzare un'erbetta di striscio. Va bene così. E stiamo grosso modo a posto. Fatta anche questo, accediamo nuovamente alla cabina del capitano. E camminando a ritroso vediamo come si va a formare un micomorfo. Eccolo lì che arriva da là dietro. Quindi utilizziamo subito la chiave. Lo teniamo sott'occhio. Sta arrivando. Prendiamo la mitraglietta, anzi utilizziamo le bombe, vanno benissimo, tanto è più addosso a noi. Una è andata e già è morto, perfetto. Prendiamo con calma la mitraglietta, l'altra bomba, e sistemiamo anche l'equipaggiamento in inventario per nostra comodità. Così direi che va benissimo. Fatto anche questo, scendiamo nuovamente rapidamente nell'ascensore per tornare grosso modo al secondo piano ed andiamo ad esplorare l'ultima area che ancora non abbiamo visto, ovvero la stanza centrale con le doppie portone in legno, che poi danno anche alla cucina o su altri ambienti. Quindi per l'appunto ancora secondo piano. Facciamo ancora il giro. Siamo sempre attenti ad eventuali nemici. Questo è quello di prima che è riapparso. Ok, abbastanza duretti i nemici, ma va bene così. Possiamo anche utilizzare una cura, non vi preoccupate. Tanto ci sono oggetti in abbondanza. Di qui facciamo il giro ed entriamo qui dentro. Fatto questo, ancora bombe, se ne abbiamo. Con una abbiamo sistemato già il problema. Torniamo alla mitraglietta. Passiamo qui sotto e recuperiamo altre munizioni per mitraglietta, altre 40. Di qui non c'è altro da prendere e da vedere, per cui possiamo anche uscire fuori. Andiamo sulla sinistra, questo passaggio è abbastanza importante. Andiamo a ottenere il contenuto di niente. Qui pensavo ci fosse una cassa, non c'è. E invece dell'armadietto, scusate, ecco perché ricordavo male. Polvere da sparo. Ed entriamo in questa stanza che nel VHS era completamente bloccato dallo schifo nero. Di qui si prende l'ennesima erbetta, che va benissimo.
E per poter accedere al contenuto di questa piccola cassetta, di questa piccola cassaforte, per così dire, bisogna riproporre la sequenza di questi quadri in questa posizione da quest'altra parte. Quindi, premiamo due volte X sul quadro con la macchia in viola, 1 e 1, 2, così che la macchietta sia in alto a sinistra. Per il quadro centrale facciamo in modo che la parte verde sia sopra e il rosso stia sotto. Per quanto riguarda il dipinto con la strada dell'albero, lo riposizioniamo nella sua posizione corretta, cioè normale, in questo modo. Così facendo abbiamo copiato le immagini dall'altra parte ed abbiamo accesso alla cassetta. Dentro la cassetta ci sono tre agenti corrosivi, quindi stiamo a postissimo. Usciamo di qui. E adesso non ci resta altro che tornare all'ascensore e dirigerci con esattezza al primo piano, laddove avevamo già visto la presenza di eventuali micomorfi che si aggirano brutalmente in quell'area. Abbiamo anche sbloccato la porta del secondo piano, anche se sotto poi è tutto bloccato. Facciamo il giro. Di qui, se volete, si può sempre salvare la partita. E scendiamo da questa parte. Perché ci interessa il primo piano e poi il terzo? Perché qui sull'ascensore c'è un piccolo documento che vi vado a leggere. Luis, il cavo si è fuso del tutto. Ne avevamo uno di riserva, ma è stato usato per delle riparazioni nell'infermeria del terzo piano. Prova a chiedere al dottor Waddell. O Vadal, che dir si voglia. Mi vogliono alla sala macchine numero 2. Ma non sono. Ma non posso scendere se non sistemiamo questa cosa. Dwayne. Quindi sappiamo che. Gli oggetti mancanti su questo ascensore sono il cavo al terzo piano in infermeria e soprattutto il fusibile, che è lo stesso che abbiamo posizionato al primo piano quando siamo entrati nella nave per poter avere accesso poi alla scala. Quindi, intanto andiamo al primo piano, ripuliamo per bene la zona, facciamo cerchio per scendere. Appena c'è possibile, ok. E andiamo a prendere il fusibile e vi faccio anche un giro turistico della zona per raccogliere altri oggetti utili che non sono fondamentali ma che comunque possono far comodo. Qui già vediamo che c'è il primo micomorfo, gli andiamo dietro, gli posizioniamo una bella bomba sul culo e lo facciamo esplodere così. Almeno il problema non c'è più. Di qua apriamo questa porta, possiamo recuperare psicostimolanti, li possiamo anche utilizzare subito sia per comodità che per far spazio nell'inventario. E possiamo identificare una cassa con dentro altra soluzione medica, quindi di vita stiamo benissimo, e un documento che vi leggo. Per noi non c'è più scampo, ma almeno con questa nota posso far sapere a tutti cosa è successo. Ieri ho fatto il turno di notte, quindi verso mezzogiorno sono andato a riposare negli alloggi. Ero mezzo addormentato e ho sentito una bambina che rideva, o forse era solo la mia immaginazione. Mi sono svegliato alle 19:30. C'era una certa confusione nei corridoi. Drew, un ingegnere di bordo, mi ha riferito che stava succedendo qualcosa ai livelli inferiori, forse una rivolta. Ero bianco in faccia. Mi ha detto poi che sarebbe andato a controllare, ma non è più tornato. Saranno state le 19:50 quando ho sentito urlare. Sono corso in lavanderia ed è lì che ho visto Clark venire divorato da una specie di creatura nera. Ricordate quando abbiamo preso il fusibile che c'era il mostro lì? Esattamente quello. Quell'essere si è girato e si è lanciato verso di me, con i suoi enormi denti aguzzi. Ho urlato come una ragazzina e sono scappato via. Ora sono rinchiuso negli alloggi, ancora tremante per l'accaduto mentre scrivo questa nota. I corridoi sono pieni di queste creature adesso. Di tanto in tanto sento ancora qualche grido e non posso andarmene di qui. Questo è tutto. Ho scritto tutto quello che so. Giovanni Finetti, membro dell'equipaggio. Detto questo, lette anche queste note terrificanti, andiamo da quest'altra parte. E qui possiamo interagire con un giornale, Crociera sul Rio delle Amazzoni, Meraviglia della Laguna Nera, bla 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 bla. Tutte pubblicità di crociere, eccetera. Prendiamo 8 munizioni per pistola e prima o poi la pistola la andiamo a prendere. Possiamo esaminare anche questo giacchetto tipo salvagente, che è qui a terra, che non serve a nulla al momento. E andiamo a prendere quello che è la nota e ve la leggo. Cara Janet, allora come stai? Quando riceverai questa lettera sarà ormai passato un anno e mezzo. La vita qui è così noiosa, giorno dopo giorno, sempre lo stesso mare. Questa volta però c'è una novità. Abbiamo dei passeggeri con noi, cosa che raramente succede. Si tratta di una coppia con una ragazzina. Credo siano dei parenti lontani del capitano. Immagina, viaggiare su una nave cisterna invece di una nave da crociera. Che razza di dirchi? Ho provato a parlare con la ragazzina, ma suo padre mi ha buttato un'occhiataccia di quelle pesanti. Perché mai? Ora che ci penso, il capitano ha detto di non avere parenti. Forse ci sto pensando troppo. Mi manchi. Con affetto, Jim. Ed andiamo anche a visionare il contenuto dell'armadietto e a cercare altri oggettini altrove. Quindi usciamo da qui. Ed entriamo nella stanza di fronte a noi, tornando in lavanderia. Quindi siamo ben consapevoli che c'è un micomorfo qui che ci aspetta. Eccolo qui, lo sento. Se riuscissi anche a vederlo non sarebbe male.
Eccolo lì, e iniziamo a sparare. Perfetto, è morto. Problema risolto. Al che, qui in alto troviamo proiettili per mitragliatrice, munizioni mitragliatrice. Di qui, aprendo il cestino, abbiamo altro fluido chimico, e di qui non c'è niente, perché chiaramente è vuoto. Da quest'altra parte c'era un cassetto, ma comunque è vuoto, perché lo psicostimolante non rivela niente di particolare. E possiamo anche interagire con l'ultima fusione oggetti. Possiamo anche utilizzare questo fluido chimico forte con una polvere da sparo e creare proiettili potenziati. Usciamo di qui. Sulla sinistra non c'è nulla al momento, ci giriamo. Di qui c'è una stanzetta dove serve appunto l'agente corrosivo per entrare. Lo utilizziamo. E al suo interno troviamo innanzitutto uno zaino, quindi abbiamo 4 slot in più nell'inventario e stiamo belli tranquilli. Recuperiamo l'agente corrosivo appena utilizzato per entrare qui dentro, e in più prendiamo bomba a distanza e bomba a distanza. Quindi abbiamo nuovamente due bombe. Fatto anche questo, direi che qui non c'è molto altro da vedere, a parte i proiettili di mitragliatrice qui che sono ottimi, ben 50, sono veramente molti. E se non dimentico niente, qualcosa sì, l'erbetta, ok, possiamo anche andare via da qua, che abbiamo ripulito la stanza tra le più, diciamo, proficue e prospere di tutta la nave. Fatto questo, di qui ci siamo venuti, quindi non c'è nulla. Questa porta ci siamo passati, ma non avevamo inizialmente il coltello o altro per poter rompere la cassa. E prendiamo altra polvere da sparo. Fatto questo, usciamo anche da questa cabina e recuperiamo il fusibile dalla porta. Sento un micomorfo, eccolo, l'ho sentito, non l'ho visto. Ok, ci curiamo istantaneamente perché ci ha fatto molto danno e continua imperterrito a rompere gli zebedei. E grosso modo è quasi morto. Niente, vuole ucciderci, ha deciso questo. Parata, fa comunque malissimo, ma è indiavolato. Ragazzi, è più forte questo di dei boss praticamente. Guardate quanta vita, impressionante. Ci ha tolto tutte le fialette, ok. Magari l'ho giocata da schifo, vi chiedo scusa, ma non mi aspettavo un tale accanimento, una tale ferocia da questo tipo di micomorfo. Assolutamente. Prendo il fusibile generico, prendiamo ed utilizziamo l'ennesima fialetta. L'ho praticamente buttate tutte nel cesso. Benissimo così. Detto questo, però ce la siamo cavata, siamo ancora vivi, almeno questa. Ok, possiamo entrare qui dentro, possiamo anche salvare i dati se volete, e recuperare all'interno del cassetto la pistola MPM. Ricarichiamola. Possiamo anche passare direttamente ai proiettili potenziati. Apriamo anche l'ennesimo cassettino, qui non c'è nulla di particolare. E all'interno di questa stanza abbiamo grosso modo visto tutto. Ok, possiamo dire che il primo piano è stato completamente ripulito, quindi saliamo. E adesso il nostro obiettivo è raggiungere il terzo piano della nave. Ok, saliamo alla scaletta gialla. Quindi torniamo esattamente da dove siamo partiti, riprendendo appunto il controllo di Mia qui nel presente sulla nave. Saliamo. Andiamo a raggiungere la stanza bloccata sempre, che si può, diciamo, sbloccare, quindi ci si può interagire sempre tramite l'acido. Da questa parte. Ok. Passiamo di qui. Vi dico anche, ovviamente, un piccolo spoiler, ma per semplificarvi il tutto, che all'interno di questa cassetta c'è la 18ª, se non ricordo male, ed ultima moneta pellicano, a difficoltà normale o difficile. Mettiamo una bomba e di qui andiamo a distruggere quest'altro nemico che si avvicina. Ok, l'abbiamo sistemato immediatamente. Però per poter accedere a questa cassetta serve un grimaldello. Se non ricordo male, spero di non ricordare male, al secondo piano ci dovrebbe essere una stanzetta con una scala, riconoscete l'area perché è completamente in arancione, piena di ruggine, dove nella parte più alta ci sono due bombe e un grimaldello. Andate lì, lo prendete, lo utilizzate sulla cassetta e prendete l'ultima monetina se vi mancava. Tutto qui. Io non vi faccio il passaggio perché non è una cosa fondamentale. Al che, arrivati a questo punto, utilizziamo l'altro agente corrosivo e raggiungiamo la zona dell'infermeria. Qui ci sarebbe una porta, ma in realtà sembra essere in disuso, non si può utilizzare da nessuna parte. Rifacciamo tutta la strada ed è qui che nel video vedevamo Evelyn che scoppiava di rabbia e distruggeva la nave. Di qui avanziamo ancora, volendo anche bomba alla mano. E andiamo a recuperare i vari oggettini che fanno parte qui dell'infermeria, quindi due fluidi chimici. Possiamo anche fondere comodamente il forte con l'erbetta per stare più tranquilli. E il normale con la polvere da sparo. Apriamo i vari cassetti. Nel primo non c'è nulla, nel secondo sembra non esserci nulla. Ok,
qui prendiamo un altro agente corrosivo e appena proviamo ad interagire con appunto la strumentazione per prendere il cavo mancante, un micomorfo obeso esce fuori. Posizioniamo la bomba, aspettiamo che ci vada sopra e la facciamo esplodere. Adesso. Quasi non l'ha sentita. Perfetto. Rispariamo con un bel po' di mitraglietta ed eventualmente anche con proiettili potenziati per pistola. Se sta un attimo fermo. Ok, credo sia morto. No, ci sta picchiando malamente. E non abbiamo la bomba da attaccargli addosso, anche se questo qui era il momento buono, però ci siamo un attimo liberati dallo schifo. Ok, è ancora vivo, continuiamo a sparare. Ok, adesso è morto. Considerate che in queste fasi non è semplicissimo portare un gameplay perfetto e pulito proprio perché la mitraglietta non è una grande arma, nel senso è molto buona perché ha un'ottima raffica, però non è che stordisce un granché i mostri né fa tanto danno. Quindi se la bomba per un qualche motivo che possa essere un errato posizionamento, come nel nostro caso qui nel video, effettivamente ed evidentemente un bug che non deve accadere, il danno che possiamo fare con la mitraglietta è quello che è, quindi ci vuole un po' più di tempo ad abbattere i mostri, che in realtà andrebbero fatti sicuramente meglio con la bomba. Cioè, in realtà lì le gambe del mostro dovevano esplodere, oppure comunque si doveva essere danneggiato pesantemente, cosa che nonostante abbiamo fatto bene di gameplay non è successa, quindi pazienza. Ci sappiamo adattare perché siamo bravissimi. Ok, abbiamo preso anche il cavo, abbiamo ripulito tutto e possiamo andare via di qui. Quindi controlliamo anche le nostre scorte, abbiamo una soluzione medica forte, ce la teniamo più avanti per quando stiamo messi veramente malissimo. Ok. Adesso non ci resta altro che rifare tutta la strada in tranquillità, raggiungere ancora l'ascensore e andare al secondo piano per posizionare sia il cavo che il fusibile mancanti. Al che poi l'ascensore sarà attivo e potremo finalmente raggiungere il piano S2 per andare a salvare Ethan. Quindi, grosso modo, la parte di Mia con la nave è più o meno completata. Quindi scendiamo di sotto. E di qui andiamo a posizionare sia il cavo elettrico che il fusibile. Selezioniamo il piano S2. Anzi, vi vado in grandissima velocità a recuperare il grimaldello e le due bombe, così vi dimostro che c'era quella cosa lì in più che si può fare. Ed è la stanza in alto a destra, in teoria. Ok, non ci sono nemici, la stanza era esattamente questa. Ve la rifaccio vedere sulla mappa. Secondo piano in alto a destra, sopra gli alloggi. Di qui vedete, è tutto arrugginito, colorazione arancione, grosso modo, che identifica un po' come associazione mentale anche la zona. Qui nella parte più alta possiamo recuperare per l'appunto le due bombe a distanza, che vanno benissimo, con le quali sarebbe stato ancora più semplice il combattimento col micomorfo obeso. Di qui c'è la cassettina e quindi il grimaldello che poi si poteva utilizzare per prendere l'ultima moneta. Qui c'è anche un Mr. Everywhere. E mi sono fatto perdonare anche questa distrazione del gameplay un po' pessimo. Contro il micomorfo a quattro zampe, quello obeso, vedete che son bravo, mi faccio perdonare. Al che. Torniamo sui nostri passi, ancora all'ascensore e finalmente andiamo al piano S2. Lui ti aspetta? Oh, siamo arrivati. Ok, prepariamoci subito a combattere contro un micomorfo in fondo a sinistra. Bomba alla mano. Eccolo qui che arriva. Piazziamo la bomba a terra. Aspettiamo che ci passi sopra adesso. Benissimo. Non ha più voglia di alzarsi. Bene così. Anche qui un'altra bomba a distanza si può raccogliere. E basta così. Altra bomba pronta per il prossimo micomorfo. Sempre a quattro zampe, rognosissimo. Eccolo qui che salta subito, testa esplosa, arrivederci. Ed entriamo in questa stanza per recuperare tantissimi oggetti comodi e utili. Questa è proprio una delle stanze delle meraviglie della nave. Proiettili mitraglietta che mancavano sicuramente. Dall'armadietto andiamo a recuperare altre 8 munizioni per pistola e qui altre bombe. Purtroppo non c'è vita, ma ricordiamo di avere ancora con noi una soluzione medica forte e ci aggrappiamo con tutta la nostra convinzione a quella cosa lì, a quella cura lì. Andiamo ad uccidere quest'altro micomorfo a mezzo busto.
Sento rumori. Ok, era lui che moriva malamente. Apriamo questa doppia porta. Sulla sinistra c'è un'altra bomba. Eccola qui. La memoria ancora mi assiste. E prepariamoci al fatto che qui arriverà un micomorfo obeso. Oltre al fatto che ce n'è uno sulle scale che si andrà a formare tra poco. Quindi, bomba sicuramente. Ne piazziamo subito uno qui per terra. E la facciamo esplodere. E questo è a posto. Ok, al prossimo. Pronti anche a curarci se serve. Perché sgomitazzerà ovunque. Bomba. E appunto. Vita subito. Altra bomba ai piedi del mostro. E altra bomba ancora. Vuole morire oppure no? Sì, è morto. Attenzione sempre quando muore perché esplode e porta via tutto. Siamo stati anche fortunati perché abbiamo trovato un'altra soluzione medica. Non che servisse, ma meglio a noi che altrove. Altre munizioni per mitraglietta. Va benissimo così. Abbiamo ancora una bomba. Andiamo oltre. E abbiamo ancora tre corrosivi. Quindi veramente stiamo più che tranquilli. Al che qui se ne può utilizzare già uno. Ed è da qui, scusate, che andiamo a recuperare, se non ricordo male, l'ultima moneta del pellicano, perché è la 18ª, mentre la 17ª era nella cassetta arancione al terzo piano, laddove era il PC rotto. Quindi questa è l'ultima, 18. Andiamo avanti, abbiamo ancora due acidi, uno lo utilizzeremo qui se serve, mentre andiamo prima da quest'altra parte. E c'è un'altra cassettina. Facciamo questo perché, anche se per ora non possiamo utilizzare gli oggetti che abbiamo con Mia, andando avanti, magari non sono fondamentali, prima o poi torneranno utili in altre circostanze che poi vi spiego. Quindi attualmente abbiamo tre bombe, la pistola bella carica e la mitraglietta. Possiamo accedere a questa stanza, dove sullo sfondo vediamo Evelyn con Ethan. Ed è proprio a questo punto, ragazzi, che vi dico che anche per il 14º episodio della nostra serie di Resident Evil 7 è tutto. Vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e spero veramente di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video. Ciao!